Grazie Presidente. Continuo sull'onda di quelle che per noi sono opere completamente inadeguate, per non dire assurde, che riguardano il nostro territorio. Ovviamente mi riferisco in particolare al Riminese, al TRC. Un cantiere aperto da 20 anni, 100 milioni di euro spesi a oggi per una decina di chilometri, 10 milioni di euro al chilometro. Non oso pensare cosa si sarebbe potuto fare di più consono, di più opportuno, di meno dannoso e di più utile per la città con questi 100 milioni di euro spesi negli anni. Una ferita aperta che parte da Riccione e arriva a Rimini, ferita che il nostro sindaco Gnassi aveva detto avrebbe voluto sanare, perché già era rappresentata dalla ferrovia che divideva la zona mare dal centro cittadino, e invece se ne va a creare un'altra parallela. Un mezzo obsoleto, tant'è che una ditta fornitrice è già fallita, obsoleto, inadeguato, calcoli e numeri di passeggeri e ritorni economici che dimostrano da anni che quest'opera è solamente un posto di San Patrizio dove buttare soldi pubblici, completamente inutile alla città. Oltretutto valutiamo anche il discorso sicurezza. Ci sono dei tratti del TRC, quel muro del pianto orribile agli occhi di qualsiasi cittadino, e stiamo parlando di due città turistiche. È fondamentale per le città turistiche l'arredo urbano e l'immagine della città stessa. Un muro che divide il TRC dalle case, che dista a malapena qualche spanna in alcuni casi. Ditemi voi quali parametri di sicurezza possono essere rispettati da un mezzo di trasporto del genere anche in caso di incidente. Ci sono dei tratti nel Riminese dove non si saprebbe eventualmente come soccorrere i passeggeri del TRC, qualora ce ne siano, perché ci sono dei dubbi anche su questo, dato che non serve l'aeroporto. E vabbè, visto anche l'andamento dell'aeroporto, forse poco male, dato che non sapremo quanto rimarrà aperto. Non serve i punti cruciali della città, non serve l'ospedale, non serve zone di snodo importante per il traffico cittadino, non serve eventualmente parcheggi scambiatori, che sarebbero quelli che ridurrebbero il traffico e porterebbero i turisti al mare senza andare a intasare appunto il lungomare. Oltre a voler andare avanti su questo tratto, poi la Giunta cosa dice? Continua a ritenerla un'opera strategica, addirittura progetta il tratto Rimini Stazione, Rimini Fiera, con altri costi a carico. Ancora non abbiamo finito in cantiere, già ne pensiamo ad un altro, evidentemente non sappiamo proprio dove buttare i soldi dei cittadini. Altra opera per noi completamente inutile, oltre ad essere un'altra ferita che andrebbe anche a rovinare un'altra zona della città di Rimini, inutile perché? Perché pochissimi anni fa è stata fatta la fermata ferroviaria Rimini Fiera, quindi continuiamo ad andare a incentivare un mezzo di trasporto obsoleto, inutile, inadeguato, costoso e inquinante, anziché andare ad aumentare quello che è il traffico e il servizio ferroviario. Quindi queste sono le nostre osservazioni anche in merito a quest'opera, che se questa giunta fosse dotata di quantomeno buon senso, dovrebbe andare perlomeno a rivedere nel tratto di cantiere già in corso, prima addirittura di andare a progettare nuove tratte, anche quella che riguarda ad esempio Cattolica Riccione, alla quale ci stiamo fermamente opponendo. Vedremo cosa succederà, le nostre speranze sono poche e labili, visto le risposte già ricevute in passato, ma noi non ci fermiamo e continueremo ovviamente a dire quella che è la nostra opinione in merito.